Eccoci qui a commentare gli ultimi minuti di questa partita. Siamo nel pieno del recupero, sta maturando una vittoria nettissima nel punteggio, forse un po' meno per quello che si era visto, soprattutto nella prima mezz'ora, quando poi la Juventus è passata in vantaggio con un rigore piuttosto evidente. C'è stato bisogno del VAR, ma anch'io al momento pensavo che il giocatore della Fiorentina avesse toccato col braccio esterno, invece ha toccato col braccio interno, rigore nettissimo. Fino a quel momento Szczęsny aveva compiuto almeno tre parate che gli sono valse anche uno dei voti migliori di questa partita. Detto questo, comunque la Juventus non ha poi più corso sostanzialmente pericoli. Una volta in vantaggio ha avuto la capacità di tenere, come era successo forse poche volte quest'anno, quindi non si può dire che la Juventus abbia rimesso in bilico il proprio risultato. Nel secondo tempo è arrivato un altro calcio di rigore per il quale c'è stato ancora bisogno del VAR, più che altro per stabilire se il contatto tra Bentancur e un difensore della Fiorentina fosse in area o meno, perché il fallo in realtà c'è stato. Poi il VAR ha decretato il tutto a favore dei bianconeri. Doppia trasformazione di Ronaldo, che comunque suggella questo momento pazzesco, nona partita consecutiva in gol per CR7, numeri che peraltro comunque fanno parte sostanzialmente del suo personaggio, del suo essere semplicemente è Cristiano Ronaldo. Una Juventus che sta chiudendo, tra l'altro, e questo è un dato piuttosto importante, una partita senza subire gol dopo i 21 subiti nelle partite precedenti, 16 dei quali con i bianconeri comunque in vantaggio. Quindi diciamo che anche dal punto di vista della fase difensiva si sono visti dei progressi, in generale si sono visti dei progressi nettissimi rispetto alla partita di Napoli, perché quella praticamente non faceva testo, quella era una base zero di partenza per la Juventus, bastava anche fare mezzo punto di gradimento per poter dimenticare la partita di Napoli. La Juventus che dunque conferma quantomeno questi tre punti di vantaggio sull'Inter, poi l'Inter sarà impegnata naturalmente a Udine, però insomma chi magari mi guarderà ovviamente a partita finita, insomma, non tenga conto di queste mie parole, perché ho di Udine finita, non tenga conto delle mie parole. Una Juve che comunque ha dato una risposta a quello che era, diciamo, il grosso interrogativo emerso a Napoli, cioè se questa squadra potesse mostrarsi ancora un po', come dire, svuotata nell'animo più che nel gioco, perché poi il gioco è figlio dell'animo con cui si affrontano le partite. È arrivato il fischio finale proprio in questo momento, quindi si può archiviare questa partita, ripeto, abbastanza convincente, soprattutto per il fatto che la Juventus ha tenuto il vantaggio e ha impedito alla Fiorentina di realizzare un gol. Quindi sostanzialmente una giornata positiva per i bianconeri, super positiva per Cristiano Ronaldo, direi, che continua questo suo trend, come già definito prima, pazzesco. È arrivato il primo gol allo Stadium anche per De Ligt, su quella che è la sua specialità, che poi è il colpo di testa in area nella stessa porta in cui tra l'altro condannò la Juventus l'anno scorso in Champions League con la maglia dell'Ajax. Gli è piaciuta la prestazione di Rabiot per scendere un po' nei singoli, conferma il suo stato di crescita, sempre al netto ovviamente della prova di Napoli che è stata zero per tutti, quindi non tenendo conto della prova di Napoli continua la crescita di Rabiot. E poi Szczęsny da segnalare, ripeto, per le parate compiute nei primi 30 minuti, insomma prima del gol del vantaggio della Juventus. Juventus Fiorentina 3-0, scusate, questo è il verdetto del campo. Naturalmente per tutto il resto vi rimando all'approfondimento che ci sarà naturalmente domani, nel quale vi mostrerò anche qualche immagine un po' particolare. Sentenza di campo, Juventus 2, ancora ragazzi, non mi entra in testa, Juventus 3, Fiorentina 0, vabbè, ridete pure, ciao, 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 ciao.